Questo workshop si intitola Nuovi target e nuovi provvedimenti terapeutici. Ovviamente il cuore terapeutico e clinico dei pazienti con mieloma. In questo workshop infatti abbiamo preso in considerazione i nuovi marcatori che possono essere targettati, cioè colpiti per bloccare la cellula neoplastica, la cellula mielomatosa. Questi target sono per esempio il CD38, un'altra molecola che si chiama SLAM7, il proteasome inhibitor, e cioè gli inibitori di un complesso molecolare intracellulare della plasmacellula che può essere colpito per bloccare le funzioni metaboliche. E quindi è stato preso in considerazione il parterre dei farmaci nuovi che abbiamo a disposizione, il carfilzomib, l'ixazomib, il daratumumab, l'elotuzumab e le CAR-T-cells, insomma tutte nuove chance terapeutiche per questi pazienti. Sono veramente molto attive, sono veramente molto efficaci, oramai noi le utilizziamo in clinica, tranne le CAR-T-cells che sono ancora in fase sperimentale, e devo dire che i nuovi trials che si fanno con questi farmaci sono veramente molto come dire, favorevoli circa i risultati terapeutici. Ho parlato di una delle tre classi fondamentali che hanno modificato quello che è l'outcome dei pazienti affetti da mieloma multiplo. Nella fattispecie gli inibitori del proteasoma, che è una famiglia di farmaci già in uso da circa 15 anni, dei quali adesso abbiamo la seconda generazione. Abbiamo cominciato con un farmaco che si chiama bortezomib, che è utilizzato in tutte le categorie di pazienti, sia giovani che anziani, sia in prime linee che in linee successive. Adesso abbiamo la possibilità di utilizzare altri due tipi di farmaci, che sono il carfilzomib e a breve un farmaco che si somministrerà per via orale, che è l'ixazomib. Questi, in associazione con altre molecole quali la lenalidomide e la talidomide, sono dei farmaci che vengono fondamentalmente somministrati in parte endovena, in parte per via orale, e hanno modificato quello che è l'andamento della malattia, tendendo alla cronicizzazione. Questa malattia infatti, soprattutto nelle fasi diciamo più avanzate, necessita di nuove molecole proprio per prolungare quella che è la risposta alle terapie stesse, di conseguenza alla sopravvivenza. Quindi è un futuro positivo, quindi una nota di ottimismo. Se ne parla proprio perché abbiamo tanti vantaggi terapeutici, dobbiamo credere in queste nuove possibilità terapeutiche proprio perché la ricerca sta andando avanti, e sicuramente ci si aspetta anche per il mieloma, come è già successo per tante altre patologie. Per il momento parliamo di cronicizzazione, ma alla lunga si arriverà anche a parlare di guarigione. I modelli preclinici di mieloma ci permettono di studiare nel pescetto o nel topolino come il sistema immunitario risponde alle chemioterapie. In particolare abbiamo dei nuovi dati su come modulare il sistema immunitario per renderlo più forte nei confronti della malattia. Questo permetterà il controllo a lungo termine della malattia stessa. I nuovi farmaci in questo campo, che sono gli inibitori di arginasi e di AIDO, non sono ancora disponibili, ma i dati sugli animali sono assolutamente promettenti. Stiamo cercando di scardinare il concetto di una terapia cronica. Se riusciamo a capire realmente il meccanismo con cui mieloma trae vantaggio dal proprio microambiente, probabilmente tagliare questi contatti permetterà di rendere curabile il mieloma, o meglio di rendere più efficaci le terapie che già lo sono, ma che purtroppo hanno il grosso limite di non riuscire a durare nel tempo, proprio perché il microambiente favorisce lo sviluppo di meccanismi di resistenza. Ho affrontato il tema dell'impiego degli anticorpi monoclonali anti-CD38 nel mieloma, e la cosa bella è che questi anticorpi, che sono nati come terapia, come agente singolo nel paziente con malattia molto avanzata e refrattaria, dove comunque hanno tuttora un loro spazio, sono stati poi impiegati in combinazione con vari farmaci, ma in particolare con gli agenti immunomodulanti, grazie a un sinergismo di azione, e dove hanno dimostrato di prolungare significativamente la sopravvivenza dei pazienti, e questo è molto importante. Ma ho anche fatto vedere come questi anticorpi monoclonali siano oggi impiegati in prima linea,
sia nel paziente candidato a trapianto, imbricati con il trapianto, e ci sono una serie di studi, alcuni appena conclusi che verranno presentati sicuramente a breve e altri in corso con queste combinazioni, oppure anche nel paziente non candidabile a trapianto in combinazione con la terapia standard, e cioè la lenalidomide o la combinazione alkaline prednisone. Più c'è tutto un estensivo sviluppo clinico in altri subset di pazienti, quindi in altri contesti, tra cui per esempio il mieloma smoldering, la amiloidosi e anche tutti questi, diciamo, contesti un pochino più di nicchia beneficiano ampiamente dell'impiego dei monoclonali, per cui diciamo che è sicuramente una terapia che attualmente occupa un ampio spazio nei pazienti con mieloma, dalla prima linea fino alla malattia avanzata refrattaria.